data. E riconosco anch'io a Giorgio Motter il ruolo importante di capo cordata. Ci vuole un capo cordata quando si inizia un'avventura come questa, un percorso come questo, e devo dire che l'ha esercitato in pieno. È chiaro che nella cordata siamo dentro in tanti, magari viene anche qualche piccola discussione, no? su come andare, su dove andare, sulle modalità. Poi una volta che però si decide che quella è la strada, tutti la seguiamo. Ecco il significato anche del, come dire, profondo che anima la SAT, discussione aperta, e poi nel momento in cui si decide di partire, si parte. Il risultato è la realizzazione di questo sentiero, che è il sentiero più lungo di tutti i sentieri fassati, no? Conosce Antonello Sicca, che qui dentro, in questo sentiero che percorre parte del Trentino e una tappa in Alto Adige, è un sentiero dei primati, sia per la lunghezza del percorso, sia che per l'altitudine della tappa finale che riesce a raggiungere. Ma non era questo il senso del fare dei primati, ha dato il significato di ritrovare una modalità di percorrere la montagna, di scoprirla, anche la montagna cosiddetta minore, quella che non gode di grandi scenari, di grandi spettacolarizzazioni, di grande risonanza, ma è quella montagna che comunque merita di essere percorsa, osservata, misurata a passo lento, proprio perché contiene dentro di sé una stratificazione di significati di carattere ambientale, ma soprattutto di carattere culturale, perché è quella montagna bassa nel quale l'uomo ha lasciato e lascia ancora dei segni che sono importantissimi. Sono segni del lavoro, sono segni della fatica, sono segni anche della fede. E lì dentro c'è questo intreccio molto particolare, no? di segni di fede, segni di lavoro, segni di fatica, si intrecciano fra di loro. E allora il camminare a passo lento significa poterli vedere, poterli scoprire. La guida, questa che è una guida vera e propria, che è un racconto, che è un libro, contiene tutti questi aspetti, e qui va dato atto proprio a tutti quelli che questa guida l'hanno costruita.